Papà non è né il primo né l'ultimo morto in un incidente di lavoro. Ormai sono passati 8 mesi. Non può rimanere così. A cosa serve? Mi manca tanto, papà. Ma perché non lasci Roma e torni qui? Per fare cosa? A parte impazzire, finire delinquente o drogato. Almeno tu hai un lavoro qui. Ho già salutato mamma. Adesso devo andare. Ombre di me stessa che mi seguite da sempre. Chi siete? Chi siete? Lo so che mi seguite anche quando non c'è sole, anche di notte. Vi vedo. Ma non parlate. Perché non parlate? Ombre. Ombre di me stessa. Voglio sapere. Devo sapere. Chi? Chi siete? Brava! Brava! Ecco, se fate i bravi avrete ogni domenica la al polpo! Oh. Ehi, artista, qui è vietato essere triste? Qual è il motivo della tristezza della mia nobile principessa? Vuoi che ti racconti una favola? Vuoi che danza per te la danza dei sette veli? Allora, cosa non va? Che non riesco a trovare un posto in cui cantare come voglio. Allora fai come gli uccelli. Loro cantano dove e quando vogliono. Quando fa il loro piacere. Che ci sia o no, un pubblico. guarda chi ci vede. Ciao Umberto, come stai? Bene, bene. E tu, Vincent? Bene, grazie. Ma è ancora funzionante questa motocicletta? Bisogna curarla come un vecchio. Vuoi un buon bicchiere di vino? Volentieri, grazie. Va benissimo.
Ecco. Ah, ci vuole proprio. Ecco, ci vuole proprio. Questo è il vino di Casanova. Ah, sì, è di questa vigna? Di questa vigna, sì. Fammi sentire com'è. Su, su. Bello, un bel colore. Basta? Beh, insomma. Ecco, a te. Questo a me. A me. Gigi. Alla tua. Come vanno le cose? Da quando la mia signora mi ha fatto questo ultimo scherzo, qualche volta... Senti la mancanza? Eh sì. Anche se so che dall'assù mi guarda. Meno male che ho il lavoro per occuparmi. E un bel gruppo d'amici. Allora, come ti è sembrato, Vittorio? Non gli piaccio? Buongiorno. Allora, Mimma, che dici? Senti, c'è sta uno qua, te devo lasciare. Eh sì, ci sentiamo dopo. Ciao, ciao. Buongiorno. Desidera? Sono venuto per il lavoro. Quale lavoro? Quello dell'annuncio sul giornale. Ma lei ha letto bene l'annuncio? Sì. Ma interessa a lei? Sì. L'annuncio dice che è per donne. Lo so, però visto che si tratta di lavare dei bagni pubblici, ho pensato che anche un uomo lo può fare, no? Lei è una donna? No. Non è noi che perdiamo tempo. Pronto, Mimma? Siamo rimaste? Ma secondo te è carino? Sì, sì, ho fatto. C'era uno che voleva al lavoro. Sì, sì. Ciao, babbo! Ciao! Maria! Sì! Tieni, questo è per te. No, non sono mica Babbo Dai, Natale! Dai, mettilo! Il naso? Wow, che Babbo Natale stupendo! E questo? E questo cos'è? Apri. Ti piace? Bellissimo! Grazie, Maria. Buon Natale, babbo. Ho saputo qualcosa a proposito di babbo che tu sicuramente non sai. Sento che lo saprò tra poco. Allora? Babbo è vittima di usuraie. Cioè? Ha chiesto un prestito per ristrutturare la tabaccheria. Ma l'usuraio gli ha alzato il tasso di interesse e lui non lo può più pagare. Praticamente deve restituire il locale a quello stronzo d'usuraio. Nome e indirizzo dell'usuraio. Nome e indirizzo. Ciao, babbo. Ciao, Nello. Babbo, mi vuoi bene? Ti voglio bene come ai miei occhi. Allora, per la tabaccheria, come va con l'usuraio? Se mi vuoi veramente bene, lasciami aiutarti. E va bene, ho chiesto un prestito per ristrutturare la bottega. E allora? E allora l'usuraio, praticamente lo strozzino, il cravattaro, mi sta costringendo a vendere il locale. E questo? Come fai a saperlo? Il mio servizio segreto.
Vengo per Umberto, il tabaccaio. E come mai non è venuto lui e ha mandato lei? Il vecchietto è un caro amico mio. E per me è quasi un padre. Quindi vengo a chiedere che sia trattato in modo più corretto. Senta, si faccia gli affari suoi. Agli affari miei ci penso io. Gli affari di questo mio amico sono anche miei. No, 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 senta, io con lei non voglio parlare. Il signore conosce le regole. Se veramente le conosceva non avrebbe accettato. Quindi le chiedo di tenerne conto. È un vecchietto senza risorse. E la tabaccheria? È l'unico suo mezzo per vivere. Gli affari sono affari. Stai calmo tu. Ti lascio un po' di tempo per pensarci. Attenzione! Ringrazia tua mamma e tuoi figli, se no! Non ti conviene restare qui. Mo che mi hai salvato sono in debito con te. Dai, vieni. Come si chiama la mia salvatrice? Eh? Come ti chiami? Io mi chiamo Nello. E tu? Carmen. E sei? Cioè, da dove vieni? Papà è immigrato algerino in Francia. Mamma è francese. Ah. E cosa ci facevi nella villa? Chiedere un prestito. Posso sapere perché? No. Ho riflettuto bene. Preferisco partire. Non cercarmi, Carla. Quando ci siamo conosciuti volevamo a mille metri. Come due bravi piccioni. E in questi due anni è stato un bel viaggio. Ma adesso bisogna ristaccarmi da te. Perché non dici semplicemente che non mi ami più? Ho semplicemente bisogno per non soffocare. Di volare il più in alto possibile, dove l'aria è più pulita. È vitale per me. Vitale. Non credi che questo è egoismo? Perché sarebbe egoismo il mio bisogno di volare all'altezza che mi fa vivere meglio? E non sarebbe egoismo da parte tua chiedermi di reprimere questo desiderio? Allora non mi ami più. Come posso amare te? Se non amo me stessa. Ciao, babbo. Uè, cosa è successo? È la strozzina. E chi può essere altro? Potesse affogare in tutti i soldi che me sepia.
Fermati e stai calma. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, stronzetta, hai bisogno di una lezione più convincente? Gli affari sono affari. Ho un sacco di maialini che avranno molto piacere a farti a pezzi nelle loro piccole budella. Adesso la pecora ha capito. Ehi, bella, hai qualcosa da raccontarmi? Perché tu domanda me? I tuoi occhi. Mi occhi? Hai incontrato qualche bel maschietto che ti è piaciuto veramente tanto. Come? Un ragazzo che ti è piaciuto. Non dirmi che ti sei innamorata. Io? Chi sarebbe il fortunato? Non lo puoi dire, ma gli farò del male. Promesso. Dai, chi è? Come si chiama? Nelo. È un ragazzo sui 30 anni, piuttosto caruccio. Come conosce? So che genere di amore può offrirti. Ti ha detto che il mestiere fa meglio. Qualcosa non va. Che è tuo mestiere? Perché questa domanda? Ti dico quando tu mi rispondi. Ci sono mestieri più schifosi del mio, che la gente per bene, come si fa a chiamare, non solo li accetta, ma è anche orgogliosa di farli. Esempio? Rubare legalmente soldi, mandare ragazzi ad ammazzare altri in paesi lontani. Per avere vantaggi in denaro, carriere ed onori. Io soldi. E li guadagno rischiando la pelle mia. Posso sapere come? Perché vuoi saperlo? Per decidere se io ti frequento o no. E vabbè. Proteggo donne che scelgono di vendere il loro corpo. Ma capisci in che mondo viviamo? Se un uomo uccide una persona, è un assassino. Se invece ne uccide milioni, è un eroe. Se uno ruba un pezzo di pane, è un ladro. Ma se invece ruba i soldi dei cittadini, è anche lui un eroe. Mio nome è vero, è Fatima. Sono partita da mio paese, l'Algeria. Perché io non voglio essere comandata dall'uomo. Come fai allora per vivere? Esiste molti modi per avere soldi. Per esempio, dare corpo e cervello per 8 ore a un padrone.
oppure fare la moglie per un padrone chiamato marito. Per me, tutto questo è solo forma di prostituzione. E allora? Ho scelto la prostituzione. La meno prostituzione. Per un po' di soldi, io lascio un... come si dice? Un povero di sesso. Mettere suo... in mia vagina. Per 3 minuti. Come si chiama il tuo protettore? Perché? Ti voglio liberare da lui. E perché? Voglio farlo solo per vederti libera. Tu conosci uno che chiamano il Santo? Dimmi tutto. Ti offro 3 slave in cambio di Fatima. È possibile sapere il perché di un tale prezzo per l'araba? Affare personale. Ragazzo, sei tu che mi hai cercato. Invogliami di più se vuoi concludere. Aggiungo 2 africane. Cazzo, devi essere proprio impazzito per l'araba. Allora? Affare fatto. Va bene, fatto. Ciao, bella. Ciao, tesoro. Quanto volete? 100. E se voglio di più? Se vuoi di più, devi dare di più. E quella chi è? Polizia! Brava! Non ti piaccio più? Dai, vai a casa. Ciao. Ciao. Sculetta di più. Cosa? Muovi di più le anche. Dai, continua. Così, bene. Adesso muovi il petto. I seni. In modo da vamp. Da cosa? In modo provocatorio, erotico. Muovi meno le spalle e di più i seni. Bravissima. Adesso fermati. Spogliati adesso. Come? Spoglia. Togliti i vestiti. Adesso sotto. Natasha, voglio chiederti una cosa. Cosa? Cosa pensi di me? Tu... bravo, ragazzo. Pensi che ti voglio bene? Io penso che sì. Tu mi vuoi bene? Io sì. Quanto? Molto. Cosa faresti per me? Tutto quello che tu vuole. Tutto, tutto? Tutto.
Sono il fratello della signorina Nella Tombino. Sì. Sono venuto a trovarla. Sì. Padiglione C, terzo piano, stanza 14. Natale da sogno, ai Caraibi, prenotatevi subito. È una nuova macchina che dà emozioni forti!
Perché? 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 Calma, che c'è? Perché? Hai riuscito a farmi liberare? Vuol dire tu è potente? Ho semplicemente degli amici. Mi può allora trovare un lavoro buono e per avere permesso di soggiorno? C'è una soluzione migliore. Che soluzione? Sposarci. Parlo seriamente. Tu sposare me? Una prostituta? L'amore vero di una prostituta? È meglio di quello di una donna che si spaccia onesta. Matrimonio non è obbligatorio. Basta tu parla con uno amici tuoi per trovare soluzione al mio problema. Preferisco il matrimonio. Io non voglio un matrimonio falso. Neppure io. Che c'è? Là. È Urano. Cos'è Urano? La città dove sono nata. Ti prego, in nome di tua madre, tu non... come si dice? Non... non giocare di me. Capito? Sì, capisco. Se tu vuoi giocare, allora è meglio... me tuer. Scusa, ma non parlo francese. Cosa significa? Ucciderti. Sì, morire. Thank you.
cerca, cerca il mondo se vuoi. Ama, ama, ama la vita di più. Sogna, sogna, sogna di vincere se puoi. Tu non devi mollare mai, tu non fermarti mai. La gente è contro di noi. Carina, sei carina, ma proponi delle cose troppo difficili, troppo complicate, la gente non vuole pensare. Sì, vabbè, ho capito, ma ci vorranno pure dei concerti diversi dai soliti, no? La gente è scema, non vuole pensare, non gliene frega niente. Fai vedere le tette piuttosto, le tette! E io che pensavo che tu fossi un organizzatore di concerti di sinistra. Ma che sinistra? Ma che cazzo stai dicendo? Mi stai facendo perdere un sacco di tempo! Vattene, mi hai cagato il cazzo, stronza, vai via! Vattene! Io posso farti arrivare dove vuoi, ma devi credere in me, ciecamente, totalmente, come lo fanno le altre. Devi essere mia. Ma perché mi hai preso, stronzo? Cos'è questa tua idea di dividere i rischi? Che tu metti il concerto e io la pubblicità? Ma andiamo, ma dove vivi? Ma ancora non l'hai capito che al pubblico piacciono le scimmie ammaestrate e non i poeti? Tu vuoi cantare fuori dal coro? Allora devi trovare che è tanto pazzo da crederci. Ho una bella notizia per voi. Ah! Davvero? E sì, qual è? Mi sposo. E come si chiama la Cenerentola? Fatima è un'algerina, un'immigrata. Fatti baciare, sultano. E quando i nostri occhi godranno della bella principessa orientale? È musulmana, è credente almeno. Non ha bisogno di credere per meritare il paradiso. Donne e buoi dei paesi tuoi. Ah, babbo, siamo tutti immigrati su sta terra, no? Beh, per un cristiano cattolico va meglio una cristiana cattolica. Mm. Vogliamo cominciare a mangiare? Mm. Oh. Sì. Ascolta, Fatima. Mm-hmm. Per essere valido il tuo matrimonio deve essere celebrato nel rito musulmano. Nello si deve convertire all'Islam. Nello, vuoi fare morire di dolore tua mamma e tuo papà? Ma no! E allora? E allora? Tu non conosci Nello. Ma che genere di matrimonio sarà? Un matrimonio d'amore. E l'amore vero non serve cerimonie. Ma sono io che te lo chiedo. Anche tu devi venire al mio matrimonio. Ma io sono cristiano cattolico, ognuno ha la sua religione. E poi non mi piacciono questi musulmani terroristi che adesso stanno invadendo anche il nostro paese. Fatima non è né terrorista e né invasore. Perché non diventa cristiana? Perché non capisce che la nostra religione è migliore della sua? Uè, babbo, le crociate sono finite. Invece no! Ecco, vedi? Ci porta pure Iella a parlare di questo. E Carla? Babbo, non ti preoccupare, mi ha chiamato. Ha detto che è rimasta bloccata col motorino. Vacca boia, proprio oggi. Ma dai, babbo. Un passo avanti, futuri sposi. Allora, vuole lei, signor Nello Trisullo, prendere in moglie la signorina Fatima Benaissa, qui presente? Aspettate! Aspettate! Ma che devo fare? Au! Au! Per favore, per favore, per favore. Dai, lanciatelo via! Lucio, calmati! Lucio! Calmati, Lucio! È tranquillo adesso, lei? Ricominciamo. Allora, vuole lei, signor Nello Trisullo, prendere in moglie la signorina Fatima Benaissa qui presente? Sì, lo voglio. Vuole la signorina Fatima Benaissa qui presente prendere come marito Nello Trisullo? Sì, lo voglio. I testimoni hanno udito la risposta affermativa? Sì. Sì. Benissimo. Allora, in nome della legge, chiaro, marito e moglie.
Ma Maria, ma perché non arriva? Ci penso io. Vado a prenderla. Va bene. Buonasera. Buonasera. Cerco Maria. È occupata, ho una visita. Lo so, ma dovrebbe venire con me perché è il matrimonio del suo più caro amico. Davvero? Sì. Vado a vedere se... Grazie. Perché non mi hai detto che c'è il matrimonio di un tuo caro amico? Come fai a saperlo? Qua fuori c'è una tua amica che ti sta aspettando. Ma c'è da fare qui? Vabbè, ma se c'è una soluzione, in fondo la signora mica deve partorire, è solo un controllino. Digli che ti fidi di me. Mi fido. Vai. Vai Maria, vai. Va bene, allora grazie. Grazie. Insegnami a danzare la danza del ventre! Ma è per donne, non per uomini! Nasira, e tu? Gino. Ma tu sei araba? Mio padre è algerino, mia madre è svizzera. Vuoi ballare? No, non sono Dai, capace. Ti guido io. No. Sì! Nello, balla anche tu. No, grazie, non so ballare. Non è necessario sapere ballare per ballare. Fai ballare babbo. Babbo, anche tu. No, grazie, ballo solo liscio. Ma è stata una bella festa, no? Sì. Ho deciso di entrare in convento. Alleluia.
Alleluia! Vitto e alloggio garantiti! Perché questa decisione? Sono disgustato dalla vita. Completamente. Definitivamente. Prima di prendere la decisione, ti consiglierei, se me lo permetti, di consultare uno psicologo. Non sono mica matto! Scusa, Lucia. Oh, non scusarti, amore mio. Io, da quando sono diventato matto, come dicono gli altri, ho ritrovato la felicità. Lo psicologo non serve soltanto ai matti, Gino. Dio è il mio psicologo. Sono d'accordo. E poi farsi prete, perché no? È un modo come un altro per guadagnarsi la vita nell'aldilà e anche nell'aldilà. Non è per questo che lo faccio. Scusami, Gino. La regola della nostra amicizia è dirci tutto, vero? Io credo che la tua decisione sia una forma di vigliaccheria. Cosa? Il Gesù di cui tu parli non si è nascosto in un convento seminato di fiori e coccolato dal canto degli uccelli. Gesù è stato un volontario che ha percorso sentieri polverosi in mezzo a chi non aveva niente. Paolo, ti presento Carla, che è un artista molto, molto trendy. All'artista trendy? Non sono trendy. E anche trendy dire di non essere trendy. E Paolo è un manager dell'alta finanza. Beh, ora vi lascio per fare conoscenza. Buonasera. Ciao. Ciao Fatima. Che ci fa da queste parti? C'è pure Nello? No, il ristorante ha messo un annuncio per una cameriera. Nello lo sa? Sì, ma non è d'accordo. Ma io ho risposto che non voglio fare donna di casa. Brava. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Chi è? È una nostra amica. Amica? Sì, anzi direi una carissima amica. Cominciano ad essere un po' troppi qui. Chi? Beh, questi. Questi chi? L'invasione dei barbari. Cosa trovi di tanto interessante in quest'uomo? Paolo? Cosa non ti piace di lui? Ma non vedi l'arroganza e la superficialità che lo gonfiano? Sì che le vedo. È che... sono un po' stanca. E Paolo mi rilassa perché c'ha poco cervello. Capito? È così. Avvicinati! Avvicinati a loro! A cosa pensi? Alla bellezza e alla pace di questo momento. Perché gli esseri umani non riescono a rinunciare ai soprusi e alla violenza per vivere insieme? Perché sono stupidi. Più grave,
paesi più civilizzati sono quelli che vendono più armi nel mondo. E perché i cittadini lo accettano? Perché dipendono dai mass media. E chi controlla i mass media? I amici dei venditori di armi. Non pensiamo a cose brutte, Thomas. Sei qui solo per 2 giorni. Passiamoli bene. Allora, che mi devi dire? Maria è pedinata dai servizi segreti. Maria? E chi te l'ha detto? Mia cugina, quella che lavora nei servizi segreti. E come mai te l'ha detto? Non l'ha detto a me. È venuta ieri sera a cenare da noi. Nella chiacchierata è uscito fuori che stava pedinando una ragazza. Poi parlando ho capito che si trattava di Maria. E come è uscito che si tratta di Maria? Mia cugina ha detto che la ragazza è medico e che fa la volontaria in un centro di assistenza per immigrati. Faccio notare alla nobile assemblea che, contrariamente al solito, stiamo mangiando in silenzio e con tristezza. Cosa c'è che non va? Tu. Dai, parla, non siamo mica la solita famiglia. Cosa c'è contro la famiglia? Parlo delle solite famiglie, tutta bugie e segreti. Frequenti una persona sbagliata. E chi sarebbe? Uno seguito dai servizi segreti. Servizi segreti? Sì. Ah! E chi sarebbe? Un tedesco. Thomas. È contro ogni forma di violenza. Sarebbe un crimine far parte di un'associazione di aiuto ai prigionieri politici in Germania. Dei terroristi. Chi gli porta aiuto in carcere non significa che sia un terrorista. Questo lo dici tu. Ma che bisogno hai di frequentare gente losca? Thomas non è una persona losca, altrimenti non avrei una storia d'amore con lui. Allora perché i servizi segreti lo stanno seguendo? Ma se questo è vero non lo so, non so qual è il motivo. Cosa è venuto a fare a Roma? Per vedermi, perché ci amiamo. Ma perché? Tra tutti gli uomini presenti a Roma ti scegli un tedesco eppure terrorista? Non è e non credo che sia un terrorista. Chi aiuta dei terroristi, anche se sono in carcere, è un terrorista. Va bene, Anna. Io vado. Sei una sorella. Meglio di una sorella per me. E grazie per il lavoro che tu hai trovato per me. È un aiuto. È normale. Buonanotte. Buonanotte. Stava lì in discoteca. Stavo pure a spendere stavolta fino alla mamma. Quindi... Oh la la, faccela vedere, faccela toccare. Oh lele, oh la la, faccela vedere, faccela toccare. Oh lele, oh la la, faccela vedere, faccela toccare. Oh lele, oh la la, faccela vedere, faccela toccare. Oh lele, oh la la, faccela toccare. Oh lele, faccela vedere, faccela toccare. Oh lele, oh la, faccela tocca, oh la, faccela tocca, oh la, oh la, faccela vedere, tocca, oh lele, oh la, faccela tocca, oh lele, oh la, faccela vedere, faccela tocca. Ho parlato di te con un friend.
Perché non dici amico? È più bello, friend. Mi ha detto che puoi rimediarti un locale in per un tuo concerto live. E la paga è buona. Gli hai detto il tipo di musica che faccio? No. In questo tipo di locale ci vuole la musica adeguata per chi ha soldi da spendere. Di al tuo amico di andare allo zoo. Un pappagallo gli costerà sicuramente di meno. Rigida, eh? Non è così che fare carriera. Non mi interessa la carriera, per me la musica è un modo per dare un senso alla mia vita. Ma quale tipo di musica vuoi fare per interessare la gente? Non i rumori di fabbrica metallurgica con urla isteriche di malati mentali. Non i ridicoli gargarismi di deficienti per deficienti. Non un rumore di fondo in un ristorante. Allora che tipo di musica vuoi fare tu? Voglio poesia accompagnata da musica. E che poesia e musica siano ascoltate, capite, assaporate, come erano i canti antichi. Quelli dei menestrelli medievali, quelli degli schiavi neri delle piantagioni americane. Non è questo che ti porterà soldi. Non sono i soldi il mio problema, se no farai la puttana di lusso. Eppure ne hai bisogno di soldi, no? Come tutti. Non a qualsiasi costo. Ma insomma, non trovi assurdo lavorare come lavapiatti? Tu lavapiatti per una miseria, piuttosto che cantare 2 ore in un locale per una somma 100 volte superiore. Per me sono principi di vita. Ah. Ecco, le grandi parole. Fermo la macchina. Perché? Fermala! Se provassimo a cercare qualche sonorità che ricordi il deserto. Ah. Prova con i flauti. Carla, ma tu questa ragazza non la conosci? Dove, dove, dove vai? Ragazzo mio, dove, dove vai? Il mondo in cui vivi è così. Ragazzo mio, ma tu non lo sai. La 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 la. Beh, sono Cupido, voglio colpirvi tutti per farvi innamorare. Lucio, siamo d'inverno, prendere freddo! No, Maria, è bello essere nudo! Dai, apriti, fatti coprire, vieni qua! No, no, vieni! No, no, Lucio! No, 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 no. Lucio, Lucio, fermati! Vieni qua! Lucio, fermati! Lucio, per favore, prendi freddo! Non è prima volta che loro fa maiale con ragazza. Loro prende sempre noi straniere. Dove girano di solito? Vicino a Colossei con buio per rimorchiaturiste. Là, uno stupratore. Sei sicura? Sì. Ma vattene. Thank you.
Allora aspetto qui. Va bene, ciao. Cosa vuoi da me? Chi sei? Dove sono gli altri? Quali altri? Quelli che hanno toccato l'Algerina! Vuoi che ti rompa tutti i denti per farti parlare? Possiamo chiamare col mio cellulare. Chiama! Allora, ci sono novità? Io ho fatto incontrare Nelo con uno stupratore. Cazzo, perché non me l'hai detto prima, eh? Dove? Quando? 20 minuti fa, lì, in piazza. Ispettore? Andiamo il tuo calma ragazzi, ci penso io. Buona attenzione alle scale. Nello non poteva venire personalmente. Mi ha detto di dirti che i servizi segreti ti vogliono arrestare. A me? Sì. Perché? A causa del tuo amico tedesco. Questa è bella. Che vengano pure, io non ho niente da rimproverarmi. Nello mi ha detto di portarti da lui. Dove? Mi ha detto di non dirtelo. Ma solo che devi fidarti e venire con me. Sbrigati, non c'è tempo da perdere.
Che significa tutto questo? Dai, sali. Ma cosa è successo? Shh, piano. Siediti. Ma cosa sa del tuo maledetto tedesco? Chi è di sinistra, che... Abbassa la voce. E che fa parte di un'associazione di solidarietà con i prigionieri politici in Germania. Non mi sembra che questo sia un crimine in un paese democratico. Sei sicura che non c'è dell'altro? Non credo. Shh. Non credo, e anche se ci fosse, non lo so, e non c'entro io. Si vede che vivi tra le nuvole. Avanti! Vieni, vieni! Siediti! E allora cosa vuoi dirmi? Per onestà e voto d'obbedienza. Sono venuto ad informarla della presenza di due miei amici nella mia cella. Non due semplici amici. Due che per me sono come più di un fratello e una sorella. È un convento qui, non è un asilo. Devi mandarle via immediatamente. Mi perdoni, padre, ma sono due anime che hanno perso la loro strada e hanno bisogno di compassione, aiuto. Con il suo permesso... vorrei almeno per un po' di tempo parlare con loro, occuparmi della loro anima, aiutarli a superare le difficoltà. Se lei mi aiutasse in questo compito difficile, in nome della carità del nostro Signore, io le sarò grato. Fatima, sono Carla. E io Nasira. Fatima, apri. Apri la porta. Dai, Fatima, apri. Fatima! Fatima, sfondiamo la porta se non apri. Dov'è Nello? Dove è Nello? Nello sarà impegnato a risolvere qualche imprevisto, vedrai che verrà presto. Ah!
Non mi vuole più vedere. Ma no, Fatima, non dire stupidaggini. Vedrai che verrà presto. Fatima, pensa ai tuoi genitori. Ti amano. Fatima, veniamo domani. Ti vogliamo bene, Fatima, ciao. Ciao. Polizia, fermi tutti! Fermo! 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 Nello! Nello, fermati! Fermo! Nello! No! Nello! Ma che cazzo hai fatto? Perché hai sparato? Ma è scappato! Giuseppino. Ma lo conosci? Siamo cresciuti nello stesso quartiere. Eravamo amici. Nello. 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 Buonasera. È di nuovo allarme terrorismo. Una donna, una trentenne romana, sospettata di complicità con un gruppo terroristico, è stata fermata la scorsa notte in un convento, dove la donna si era rifugiata con un suo complice. L'uomo, durante l'operazione, è rimasto ucciso. E adesso voltiamo pagina per parlare della collezione moda primavera-estate. Ho bisogno di rimanere da sola. Non ti possiamo aiutare in nessun modo. Per quanto tempo hai bisogno di rimanere sola? Non lo so. Se me lo permetti, vorrei ricordarti quello che mi hai detto per convincermi ad entrare nel tuo gruppo. Quando le disgrazie si abbattono per schiacciarci, è bello vedere con quale forza d'animo riusciamo ad affrontarle. Complimenti! Ma che begli amici che hai! La complice di un terrorista tedesco e un pappone! Ma non l'ho mai saputo! Mai, mai saputo! Che Nello sfrutta le donne! E non...
Non lo so. Non lo so. Se l'amico di Maria sia veramente un terrorista. Non lo so. E allora come mai sono venuti a nascondersi da te e tu li hai protetti, tu? Ma l'ho detto. Io l'ho detto al superiore. L'ho avvisato. Gliel'ho detto. Ah sì. Pensando che sarebbe stato abbastanza fesso non avvisarci, vero? E poi, chi ci garantisce che tu sei entrato in convento davvero per vocazione, eh? Dai, ammetti che è un bel covo per terroristi e malavitosi! Basta, pensate quello che volete, ma lasciatemi dormire. Lasciatemi dormire. Permesso? Prego. Ho saputo della morte di questa persona. Io l'ho conosciuto appena. Abito in quartiere. Ero in strada. Mi ha fermata e mi ha detto: sono troppo vecchio per te. Ma se fossi stato un po' più giovane, ti avrei chiesto se accetti di sposarmi. Io sono rimasta con questo ricordo di lui. Sono rimasta così male quando ho visto quell'annuncio lì. Gli ho portato questa rosa. Scusate. Se vuole può lasciargliela direttamente lei. Io? Sì. Thank you.
Certo, certo. Fatima è stata stuprata. Nello assassinato. Maria è in carcere. Gino è sparito e Babbo è morto di crepacuore. Ma hanno vissuto come hanno amato vivere. E tu, tu Carla e io, ci siamo ancora. Canta per te, per me, per loro. E per tutti gli stuprati, gli assassinati, i carcerati, gli spariti e i morti di crepacuore, passati, presenti e futuri. E canta anche per gli handicappati del cuore e dalla mente, gli stupratori, gli assassini e i guastatori della vita. Canta per l'amore della vita. In mezzo alla merda umana, canta come è bello conservare la forza, il desiderio e il sorriso per la vita. Allora non sei pazzo. Oh sì, ma io lo so che sono pazzo! Maria, liberata dal carcere, prosegue le sue attività. Gino continua a cercare di capire se stesso. Carla vuole tornare a cantare. Fatima cerca lavoro. E Lucio è sempre felice. Milioni d'anni t'hanno visto nascere. La terra col calore hai fatto crescere. A noi hai dato vita e dalla luna con tanto amore e poi tanta fortuna. E esce o sola, e esce o visto nascere la terra col calore hai fatto crescere a noi hai dato vita e dalla luna con tanto amore e poi tanta fortuna. Oh,